Allora, iniziamo anche la registrazione su YouTube. Intanto un benvenuti a tutti quanti e iniziamo a parlare di questo tema molto pratico, eh? Quindi l'obiettivo è descrivere come è fatta un'informativa o, come vedete dal titolo, le informazioni, perché in realtà il GDPR parla delle informazioni da fornire all'interessato in occasione del trattamento dei dati. Noi siamo abituati a parlare di informativa in quanto queste informazioni poi si trasformano in un modulo, in un documento. In realtà ricordo che il GDPR prevede che le informazioni possono essere date anche con altre modalità rispetto al modulo. Possono essere orali, possono essere dei video che scorrono, possono essere ovviamente scritte e prevalentemente telematiche. Questa è l'indicazione principale che viene data dal regolamento comunitario. Mi rifarò per descrivere l'informativa anche al contenuto dei documenti prodotti dal garante post GDPR. Allora, andiamo. Intanto il regolamento comunitario. È bene dire due parole sul regolamento comunitario perché agli articoli 13 e 14 contiene la disciplina dell'informativa. Oltre che nei considerando, articolo 13 dice: in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare gli fornisce una serie di informazioni. Quindi le informazioni, chiamiamola informativa, vanno date in primo luogo quando io sono allo sportello anagrafe, sono su online, su un servizio del comune e sto chiedendo i dati di quel soggetto che si è registrato, loggato, si è identificato all'ufficio anagrafe e mi fornisce i dati. In realtà noi abbiamo quattro casi di possibilità di dati raccolti dall'amministrazione: l'interessato che fornisce i propri dati, l'interessato che fornisce i dati di terzi, i dati dell'interessato forniti in occasione della raccolta, i dati dell'interessato forniti in un momento successivo. Ad esempio, acquisisco un database da un altro ente, sto acquisendo dati che l'interessato non mi ha fornito direttamente e magari dati di altri interessati. Quindi ci sono varie tipologie. Qual è la logica fondamentale, al di là poi dell'analisi normativa che vedrete, poi voglio andare agli aspetti pratici? È che tutte le volte in cui io mi trovo in pancia, nell'ente, un dato personale di Mario Rossi, io mi devo domandare: ma Mario Rossi, l'ho informato che questo dato io ce l'ho? Allora, il caso più semplice è quando Mario Rossi me lo fornisce. Lì mi devo organizzare per fare in modo che Mario Rossi, sia su internet, sia allo sportello anagrafe, abbia a disposizione la famosa informativa. O il monitor, o il megafono, o l'avvisatore acustico, ma fondamentalmente un modello che abbia la possibilità di leggere. Se poi decidere di non leggere o di non approfondire, è una sua scelta, ma deve avere la possibilità di poterlo fare. Poi abbiamo il comma 2 dell'articolo 13 che mi dice nel momento in cui io i dati del soggetto li ottengo, oltre alle informazioni iniziali, devo dargli delle informazioni aggiuntive. In realtà, per come è strutturato il GDPR, che è un po' complicato da questo punto di vista, non fa per la pubblica amministrazione, dovrebbero esistere due informative: una a sportello con un set minimale, successivamente l'informazione con un'altra serie di elementi informativi. Diciamo, noi realizzeremo un unico documento dove assembleremo queste informazioni. Il comma 3 è più interessante, che rispecchia il principio della finalità specifica del trattamento dati e mi dice: quando io acquisisco i dati da parte dell'interessato, li acquisisco per una finalità specifica, per iscriverlo all'anagrafe, per gestire la pratica edilizia, per gestire la mensa di suo figlio o il servizio mensa aziendale suo proprio, o per dargli buoni pasto se è un dipendente pubblico. Quella è la finalità di trattamento. Io non posso utilizzare quel dato che ho acquisito per quello scopo per uno scopo diverso, a meno che nella stessa informativa che gli fornisco al momento della trasmissione dei dati iniziali, io non gli dica già che lo utilizzerò per altro scopo. E nella pubblica amministrazione questo è fondamentale, non siamo abituati a ragionare così. Noi siamo abituati a: il soggetto presenta il permesso di costruire, io gli trasmetto
la documentazione, i dati, l'estratto all'ufficio evasione fiscale perché faccia il controllo sull'evasione fiscale, visto che ha realizzato una ristrutturazione in un immobile accatastato a 10. Non è che non lo posso fare, ma già in fase di informativa del permesso di costruire, io devo dire, caro interessato, quando mi darai questi dati, io li trasmetterò all'ufficio evasione fiscale piuttosto che all'ufficio XYZ. E questo è un altro degli elementi importanti da inserire. Tutte queste regole valgono se l'interessato non dispone già delle informazioni. Quindi, se io ho fatto già un'informativa per un determinato servizio, dopodiché l'interessato rientra sul portale, rientra allo sportello, va in un altro ufficio diverso ad integrare la documentazione, a integrare le informazioni, ad aggiungere altri dati, e lì non ho l'informativa, non gliel'ho potuta dare o l'ho mandato direttamente alla modifica dei dati senza passare dalla scheda iniziale dell'informativa, non è un problema perché il GDPR mi dice l'informativa, il soggetto ce l'ha già, le informazioni ce l'aveva già e quindi non serve tutte le volte ripeterle ogni volta che diciamo si fa un'operazione. Devo ovviamente dare traccia, principio di responsabilizzazione, dell'esistenza di queste informazioni. L'articolo 14 mi tratta del caso in cui i dati non siano ottenuti presso l'interessato, quindi mi arrivano dall'esterno o mi arrivano da un altro soggetto. Anche in questo caso devo comunque dare l'informativa, però ci sarebbe, c'è un onere aggiuntivo e questo è molto difficoltoso per noi da realizzare, però dobbiamo tenerlo presente, soprattutto nella prossima Privacy by Design e Privacy by Default. Il titolare del trattamento fornisce l'informativa all'interessato nell'ipotesi in cui io acquisisca il dato dall'esterno, quindi mi arriva l'elenco dei soggetti debitori dalla partecipata X, io tratto per la prima volta i dati del soggetto, non gli ho dato l'informativa perché questi dati lui li ha conferiti o sono stati acquisiti da un altro soggetto, io teoricamente dovrei informarlo entro un termine ragionevole, un mese, mi dice il GDPR, o comunque successivamente al momento in cui gli mando la prima comunicazione, quindi quando gli mando il bollettino, l'avviso, la comunicazione di avvio del procedimento, gli dico guarda, sto trattando i dati. Ecco, questo è importante. Abituarsi nella comunicazione di avvio del procedimento, parlo soprattutto per i procedimenti di amministrazione attiva, per i procedimenti SUA, per i procedimenti edilizi, nella comunicazione di avvio del procedimento, giustificare come mai e da che fonte io sono venuto in possesso dei dati trattati e quindi allegare l'informativa o rinviare all'informativa che abbiamo pubblicato. E nel caso in cui invece sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali, per cui io ho acquisito i dati di Mario Rossi, ma devo mandare la lettera a Bianchi, prima o contestualmente al momento in cui mando la lettera a Bianchi, informo Rossi che sto iniziando a trattare i suoi dati, diciamo è l'invio per conoscenza dell'avvio del procedimento. Ora faccio un esempio perché in realtà gli esempi sarebbero decine e decine nella realtà degli enti locali, però per farvi capire che questa norma non va sottovalutata e noi non siamo abituati nelle comunicazioni procedimentali a parlare dei dati personali. Molto spesso li citiamo nel modello di presentazione delle istanze, a volte li citiamo nell'autorizzazione finale, ma mai negli atti e nei documenti intermedi. L'articolo 14 mi dice: tutta questa cosa qui puoi anche non farla, quindi non ti complicare la vita. Se l'interessato è già stato informato, quindi se io ho un applicativo nel quale il commercialista per conto dell'interessato carica la sua pratica, ma per caricarla l'interessato lo deve abilitare, quindi Mario Rossi si logga, accede e delega il commercialista Bianchi a caricare la pratica, il problema non si pone. L'interessato gli do l'informativa. Lui non carica i dati, li caricherà il suo commercialista, ma è già stato informato. Quindi lettera A ha già avuto le informazioni. Lettera B risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo proporzionato. Questo è uno dei casi nostri di giustificazione dell'omessa informativa. Il caso classico appunto è quello delle pratiche presentate conto terzi. Quindi
Quindi il marito per la moglie e viceversa, i comproprietari per gli altri comproprietari, il legale rappresentante dell'impresa che dichiara i requisiti anche degli altri soci, del preposto, soprattutto nel settore delle attività produttive, questo avviene frequentemente. Per cui io non ho la possibilità, o meglio, avrei la possibilità teorica di mandare l'informativa a tutti i soggetti che sono indicati nelle pratiche di sportello unico dell'edilizia o delle attività produttive. Ma sarebbe uno sforzo sproporzionato quello di mandare l'informativa. Quindi, nel mio registro trattamenti, dovrò dire che si verifica questo caso e che in questo caso io l'informativa la ometto. Come posso rimediare a questa omissione di informativa? Dando una buona informazione sul sito, nel momento in cui nel sito dico come si procede alla presentazione della pratica A o della pratica B, dirò anche che attenzione, caro interessato, se deleghi un terzo o se dichiari per conto di altri, informa quelli di cui mi fai le dichiarazioni, quindi anche nella modulistica, quando io ti chiedo di indicarmi chi sono i soci, metterò un campo in cui scriverò il sottoscritto è consapevole che sta fornendo dati di terzi e che devono essere esatti, veritieri o quant'altro e che ha informato i terzi di questo trattamento. È una misura cautelativa che potremmo introdurre nella modulistica. Quindi gran parte dei nostri modelli vanno ripensati anche in una logica di GDPR. Un'altra disposizione che ci aiuta, tutte queste cose non abbiamo necessità di farle quando esiste un segreto e siccome relativamente alle pratiche che ci vengono presentate noi abbiamo il segreto d'ufficio, quindi in questo caso possiamo stare più tranquilli perché quei dati non vengono comunicati e diffusi a meno che accesso agli atti qualcuno non ne chieda l'esibizione, non ne chieda la trasmissione, ma in questo caso ci soccorre la normativa che prevede la notifica al controinteressato. Quindi la notifica al controinteressato, che è una misura procedimentale, DPR 184, legge 241 del 90, è anche una misura che rispetta la disciplina sul trattamento dei dati, perché è il primo momento in cui dico all'interessato: guarda, non ti avevo avvisato prima, non ce n'era bisogno per la lettera D, ma sappi che sto trattando i tuoi dati. Tutte queste disposizioni degli articoli 13 e 14 del GDPR che vanno a sostituire l'articolo 13 del codice della privacy perché diciamo ormai è incompatibile la normativa nazionale con la nuova e più completa normativa del GDPR, rispecchiano alcuni principi contenuti del GDPR. Il principio di liceità, correttezza e trasparenza, per cui noi dobbiamo sempre dare l'informazione perché il trattamento sia lecito e sia co soprattutto corretto. L'informazione è una modalità di esplicazione della correttezza del trattamento e di trasparenza, per cui sai che inizio a trattare i dati e sai che da quel momento hai dei diritti che prima non avevi. Finché io non tratto il tuo dato o lo tratto solo in modo anonimo, non puoi esercitare certi diritti. Trasparenza fa nascere diritti in capo all'interessato. L'abbiamo già detto, l'informativa serve anche a esplicitare la finalità per la quale io acquisisco quel dato. La devo esplicitare, può essere anche più di una, non serve indicare, o è meglio indicare, ma diciamo è sempre lecita la finalità archivistica, quindi nel momento in cui archivio il problema, fra virgolette, non si pone, e deve essere esplicita e legittima. Esplicita vuol dire appunto non può essere generica, non può essere un'informativa valida per tutto il comune. Legittima significa che ex lege deve essere prevista da una legge. Allora, che cosa c'è da fare sulle informative? Poi veniamo agli aspetti pratici e chiudo le slide. Bisogna aggiornare la modulistica. La modulistica è intesa come il modello di informativa web, il modello di informativa cartacea, il modello di informativa da appendere come quadro nei punti di raccolta cartacea al protocollo, allo sportello anagrafe, allo sportello tributi, allo sportello servizi sociali. L'informativa è strettamente collegata col registro dei trattamenti, perché l'informativa non è altro che l'esplicazione di uno dei trattamenti previsti nel registro. Quindi a regime l'informativa dovrà avere un codice che corrisponde al codice con cui è identificato il trattamento, in modo che l'interessato possa andare sul registro e vedere se effettivamente l'informativa è conforme al trattamento. Ricordo che l'informativa non va sottoscritta, non serve consegnarla, non serve farla firmare per presa visione. Il consenso l'amministrazione lo usa solo in casi eccezionali. L'informativa è un'informazione, quindi ti avviso che non è necessario che venga sottoscritta, ma devo dar conto, quindi
rendere tracciabile il fatto che l'interessato ha avuto la possibilità di visionarla. Io non posso sapere se l'ha letta, ma sicuramente la deve aver scorsa per essere passata al pulsante per andare avanti, ok? Deve aver dato un ok per andare avanti dopo essere passato dall'informativa. Siccome il GDPR prevede che l'informativa debba essere chiara, debba essere immediata e non debba essere burocratica, io ho predisposto due tipologie di informative. Un'informativa semplificata, diciamo quella più immediata, quella poco burocratica che cita poche norme, quasi nessuna, e un'informativa dettagliata. L'informativa semplificata, a mio avviso, va messa in HTML, deve essere scorribile e visibile senza programmi esterni, non deve essere un PDF allegato, non deve essere un doc allegato. L'informativa dettagliata, per chi la vuole, può anche essere un documento a parte, perché darebbe fastidio dover scorrere 10 pagine per leggere tutti gli aspetti relativi al trattamento. Ovviamente si possono usare anche dei mezzi visivi, cartelli ed avvisi, per evidenziare questa informativa. Cartelli ed avvisi che sono previsti dal GDPR, ma il gruppo europeo di attuazione, diciamo, che studia l'attuazione del GDPR, è incaricato di predisporli. Ad oggi non sono ancora ufficiali, quindi se volete fare della cartellonistica avete, fra virgolette, mani libere. Io me la vedo così, un cerchio tondo con una I e con sottoscritto privacy o GDPR, qualcosa, per mettere in evidenza che lì sotto c'è il modellino di informativa piuttosto che il manuale, piuttosto che qualunque altra cosa, per rendere visibile il campo di informativa. Allora, usciamo dalle slide e andiamo nella realtà, reale. Allora, cosa vi faccio vedere per prima cosa? Un esempio di un comune, il mio comune, il comune di Firenze, come ha attuato lato informativa il GDPR. Allora, all'interno della home page, quindi sito istituzionale, home page, come tutti gli enti pubblici, deve esserci una sezione dedicata alla privacy, trattamento dati, piuttosto che note legali, possono essere congiunte, disgiunte. In questo caso, in fondo, vedete, abbiamo il link a privacy e troviamo esplicitata la informativa semplificata. Quindi, l'informativa semplificata, attenzione, non è per tutti i servizi del comune, ci mancherebbe. È l'informativa semplificata per i servizi della rete civica del Comune di Firenze. Quindi quando accedi alla rete civica, all'interno della rete civica tu hai una serie di servizi per i quali io ti fornisco questa informativa semplificata, che mi dice chi tratta i miei dati, quindi il titolare, se ho l'obbligo o meno di fornire i dati, e noi utilizziamo il meccanismo dell'asterisco come campo obbligatorio, non asterisco, campo facoltativo, per quanto sono trattati i dati, a chi vengono inviati, che diritti ho, e qui l'esplicitazione, vedete, molto non tecnica, poi se avrete voglia la leggete autonomamente, non tecnica dei diritti che vanta l'interessata, l'interessato e i punti di contatto, il DPO e se ci sono altre informazioni. Ecco, queste altre informazioni sono sulla destra, le potete vedere e iniziare a scorrere, sono le varie informative. Quindi, i vari servizi dell'ente hanno realizzato, secondo uno standard uniforme, in modo tale da facilitare l'interessato a leggerli in maniera omogenea, anche facilitare l'autorità di controllo a leggerli in maniera omogenea, per cui per ognuno di questi servizi c'è una pagina dedicata dove è possibile mettere l'informativa specifica del servizio ed anche altre informazioni, per esempio ne prendiamo uno, l'informativa sulla riscossione coattiva, vedete in questo momento abbiamo l'informativa estesa, l'ho già aperta per fare più veloce, eccola qua. E l'informativa estesa è redatta, diciamo, in maniera più puntuale, per cui vengono indicati le tipologie di dati che vengono trattati, se ci sono dati sensibili, qual è se il trattamento è necessario in base a una norma e qual è la norma di riferimento, ok? Ancorché magari generale in questa prima fase, poi sicuramente sarà oggetto di perfezionamento. Quali sono le tipologie di trattamento che vengono fatti? Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eccetera, eccetera. E poi le misure di sicurezza che vengono adottate, i diritti ribaditi in maniera più esplicita e i soggetti di contatto. Chi interviene nel trattamento dei dati? Perché
Per esempio, appunto, il titolare, che è una misura obbligatoria da indicare, il subtitolare. Subtitolare è la definizione che il Comune di Firenze, con la propria delibera di adattamento al GDPR, utilizza per identificare gli ex responsabili interni. Come sapete, in base al GDPR, nell'interpretazione data dal Comune che io condivido, il responsabile in senso tecnico è solo un soggetto esterno. Quindi gli interni devono avere un altro nome. Se fosse uscito il decreto di adattamento nazionale, si sarebbero chiamati designati, non è uscito, al momento vengono definiti al Comune di Firenze subtitolare. E subtitolare è il direttore o il dirigente del relativo servizio con i relativi elementi di contatto, per noi telefono e email. Poi abbiamo i responsabili. I responsabili sono gli esterni, le partecipate piuttosto che gli altri enti che trattano i dati relativamente alla riscossione coattiva. Poi abbiamo il DPO e poi abbiamo, questa è una cosa, diciamo, secondo me interessante, degli spunti di approfondimento. Cioè, se vuoi leggerti tutto il GDPR, avere contatto con il garante europeo, avere contatto con il garante per la privacy, cioè i siti istituzionali di questi soggetti, almeno di questi qui, te li metto. Poi, ovviamente, se volete potete aggiungere altri elementi. E questa informativa è l'informativa del titolare. Sapete che il titolare è l'ente, quindi è il comune, non è la persona fisica, quindi al di là chi l'ha fatto, è intestato al comune, quindi non è sottoscritta, non è firmata, non è approvata con un atto formale. E così per tutte le informative. A cosa ci siamo ispirati nella redazione dell'informativa semplificata? Diciamo, sapendo che il garante per la privacy avrebbe dovuto pubblicare prima del 25 il software per la trasmissione dei dati del DPO, abbiamo atteso e abbiamo verificato come ha redatto l'informativa il garante. Ecco, se voi guardate l'informativa semplificata del Comune di Firenze o di moltissimi altri, o quella che ho predisposto anch'io, è ispirata all'informativa del garante. Molto semplice, vedete una pagina a cui abbiamo aggiunto una colonna a destra per rendere ancora più evidente, vedete, le varie sezioni. Quindi qui chi è il titolare, qui se i dati sono obbligatori, quindi la potete riconoscere perché il contenuto, questo qui, è quello ovviamente personalizzato per il comune, affiancato da un titolo che rende ancora più evidente, ancora più esplicito, ancora più comunicativo il ruolo dell'informativa. Se interessa, perché secondo me è sempre la soluzione migliore, quella di, se devo fare il piano anticorruzione, vado a vedere il piano ANAC e magari mi ispiro a quello, visto che ANAC è l'organo di controllo dei piani anticorruzione degli enti. Se devo vedere come fare l'informativa sulla privacy, mi ispiro al garante per la privacy. Il garante per la privacy, oltre all'informativa specifica, perché questa è un'informativa che serve per quel servizio, cioè per il servizio di comunicazione del nome dei dati del DPO. Quindi è utile da riutilizzare per tutti i servizi a domanda individuale, le istanze, le autorizzazioni, i permessi, nulla osta, eccetera, eccetera. Poi abbiamo una seconda informativa, che è quella sui siti internet, cioè sull'utilizzo dei siti internet, compresi i cookie, che anche il garante ha. Quindi all'interno dell'home page del garante, in fondo troverete la sezione Privacy Policy, qui in basso, e cliccando, ecco, vi appare le informazioni sul trattamento. Vedete, anche il garante usa per la nomina DPO il termine tradizionale di informativa. Invece qui, forse più correttamente, informazioni sul trattamento dei dati personali. Okay? Probabilmente quel servizio lì è stato esternalizzato, quindi la ditta, fra virgolette, l'ha realizzato, ha usato la vecchia denominazione. Forse informazioni è quello che rispecchia meglio l'indicazione del GDPR, però cambia poco. Vedete, ai sensi dell'articolo 13, perché vi do queste informazioni? Chi è il titolare del trattamento? Chi è il DPO? Qual è la base giuridica, quindi la finalità per cui io acquisisco questi dati, che tipi di dati acquisisco, e lì, e qui ci sono anche gli aspetti legati alla cookie law che rimane salva, cioè i cookie, diciamo, inseriti sul browser per identificare quant'altro, chi sono i destinatari, quali sono i diritti dell'interessato e che diritti deve
di reclamo A. Ora, questa forse è la parte più buffa, l'ho già messo in un commento sul gruppo Facebook, che il reclamo al garante per la privacy si fa al garante per la privacy. Ovviamente perché è il vertice di questo sistema. Quindi, stamani mattina ho pubblicato un modellino di informativa semplificata e estesa per il trattamento dei dati del servizio gestione gare appalti. Settimana scorsa, 10 giorni fa, avevo pubblicato quella per lo sportello unico per le attività produttive, semplicemente come traccia, poi ovviamente il contenuto lo dovete andare a personalizzare, però l'idea è sempre mantenere una stessa impostazione uniforme, per cui qui chi tratta i miei dati, cioè il titolare, qui se ho l'obbligo di fornirli, per quanto vengono trattati, a chi vengono inviati, chi ha diritto sui miei dati, a chi mi posso rivolgere, tutto qui? No, non è tutto qui perché se vuoi maggiori dettagli, ecco l'informativa dettagliata già pensata per chi gestisce il servizio gare appalti, per cui avrà i dati identificativi. Ricordo che la normativa sulla privacy si applica soltanto alle persone fisiche, non alle persone giuridiche, però i dati dei soggetti che operano all'interno della società sono dati di persone fisiche e noi spesso conosciamo della situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale, oltre che dell'impresa, anche del diretto interessato. Anche perché se è una ditta individuale, i due aspetti non dico coincidono, però diciamo sono molto prossimi, per cui dobbiamo indicare questi, senz'altro questi dati. Così come abbiamo dei dati, fra virgolette, sensibili. Il GDPR non parla più di dati sensibili, ma di dati particolari, che sono le condanne penali, perché noi nella verifica dei requisiti oggettivi dobbiamo chiedere casellario, carichi pendenti, antimafia. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto, per un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. In questo caso la legittimazione addirittura è triplice, perché nelle procedure di gara io eseguo l'obbligo di fare la gara in base al codice degli appalti. Lo faccio per tutelare un interesse pubblico e quello all'acquisto di beni, di prodotti, di servizi, di lavori e quant'altro. Ma poi quando andrò a stipulare, quei dati li tratterò sulla base dell'esecuzione di un contratto e quindi dovrò indicare i tre fondamenti che mi legittimano al trattamento dei dati. Diciamo, è un trattamento molto molto ben corazzato. E poi che cosa ci faccio con i dati? Tranne la profilazione, che non faccio quasi mai negli enti locali, tutto il resto lo faccio, anche la pseudonimizzazione, perché chi lavora su MEPA, il MEPA quando faccio un RDO mi oscura i dati dell'interessato, soprattutto quando la procedura è aperta, e mi consente di gestirli in sicurezza senza conoscerli prima della chiusura del termine di scadenza. Quindi ci sono dei meccanismi di pseudonimizzazione. E poi qui ovviamente a chi li trasmetto, enti pubblici, privati ovviamente, in caso di accesso agli atti, i controinteressati possono accedere agli atti di gara, gli organi di vigilanza, l'autorità giudiziaria, eccetera, e tutte le informazioni che avete visto e che sono tipiche dell'informativa dettagliata, le misure di sicurezza, dove poi la leggerete bene se volete, si dà atto anche che alcune di queste procedure le si fanno su piattaforme esterne, alcune delle procedure si fanno su piattaforme interne o tramite PEC, altre magari si continuano a fare in cartaceo. E qui finisce il modello di informativa. Per cui, concludendo, perché appunto una mezz'oretta è più che sufficiente per quello che volevo dirvi, tirando le fila della situazione. Non è che tutte queste cose andavano fatte al 25 maggio, sarebbe stato l'ideale riuscirle a farle e a farle bene entro il 25 maggio. Siamo a parlarne perché siamo ancora nella fase di costruzione, quindi fatto il registro, magari fatta l'informativa sul sito, il consiglio è iniziare a lavorare sulle informative dei singoli servizi, iniziare a modificare la modulistica relativa ai singoli servizi e anche soprattutto la modulistica informativa quando vi è una delega, cioè quando un soggetto opera per conto di un altro, penso agli architetti nelle pratiche edilizie, penso alle procure speciali nelle pratiche SUAP, eccetera, eccetera. Bene, io ora non posso aprire spazio perché sto registrando sia su YouTube che Facebook, verrebbe un macello.
Quindi devo chiudere, però ovviamente nei commenti al video su YouTube o su Facebook, se avete altri aspetti o altre cose da segnalare, fatelo pure. Ricordo che ci sono già tanti video a disposizione gratuitamente nel mio canale YouTube, dove trovate una playlist che si chiama GDPR, dove appunto potete attingere per ulteriori approfondimenti. Dopodiché vi è il gruppo Facebook. E niente, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ciao a tutti anche da Facebook.